sicuramente le parole del ministro Cancellieri ci dimostrano che evidentemente non ha nessuna capacità di ascolto e nessuna capacità di lettura di quelle che sono le esigenze del territorio. Questo dispiace perché il ministro Cancellieri è anche un prefetto della Repubblica, è stato anche commissario a Bologna. Comunque, al di là di questo, noi non ci arrenderemo fino alla fine, perché credo che il diritto alla giustizia spetti ai cittadini dell'Altirpinia. Io posso esprimere un giudizio che riguarda gli ultimi 3 mesi. Ho avuto delle assenze, ho riscontrato delle assenze, non è sicuramente ci saranno state delle ragioni, e ho avuto anche delle solidarietà inaspettate. Il presidente del tribunale dovrebbe capire che cosa farà fare ai dipendenti dell'Altirpinia domani, e quindi credo che in un atto di umiltà dovrebbe chiedere la proroga che fino ad oggi non ha chiesto. Il problema è che in Altirpinia non è solo negata la giustizia, sono negati quelli che sono i diritti essenziali, ed è arrivato il momento forse di farsi sentire. Per il momento credo che gli amministratori siano stati più che corretti, bisognerà cominciare a cambiare registro. Per quanto mi riguarda, oltre che essere un sindaco, sono anche una cittadina dell'Altirpinia, e quindi vorrà dire che verrò ogni giorno a vedere se potrò esercitare il mio diritto di cittadina, se ho bisogno di qualcosa, se ci sono le condizioni di sicurezza, se tutto è a norma. Io credo che questo diritto spetti ad ogni cittadino può verificare queste condizioni. Anche la CGIL scende in piazza in unione ai sindaci dell'Altirpinia per manifestare contro i tagli alla giustizia. Sì, oggi c'è uno sciopero proclamato unitariamente di tutto il personale dei tribunali a sostegno di questa iniziativa. Ancora una volta un presidio importante sul nostro territorio viene tagliato da scelte miopi del governo, anche se dobbiamo dire che anche noi arriviamo tardi, perché non si può difendere sempre tutto. Io penso che era opportuno, come noi suggerimmo, di difendere l'accorpamento dei tribunali e rimanere un presidio sul territorio. Non si capisce perché questo governo fino all'altro giorno ha fatto delle deroghe, e invece in provincia di Avellino non ci sono deroghe, in un territorio in cui è molto ampio e quindi ci sono difficoltà oggettive sul nostro territorio. Faremo questa battaglia fino in fondo, ma penso che ormai i giochi sono fatti. Sanità, enti locali, adesso tribunali, l'Irpinia è di nuovo nel mirino. E questo è il problema, e questa vertenza di tribunale deve farci capire che o noi rilanciamo la vertenza irpina, cioè o mettiamo tutti insieme e costruiamo un fronte comune, quello del tavolo dello sviluppo allargato ai sindaci, allargato alle forze politiche. Anche la politica deve farsi sentire un po' di più, cioè non basta presentare un ordine del giorno in Parlamento, occorre che la politica, se ci crede, poi faccia battaglia, cercando di difendere non il particolare ma il territorio dell'Irpinia. E quindi queste vertenze ci insegnano questo: perdiamo sugli ospedali, perdiamo sui tribunali, perdiamo sulle poste, perdiamo sulle ferrovie. Dico, è giunto il momento di rilanciare tutti insieme la vertenza irpinia, fissando alcuni punti fermi, altrimenti noi saremmo sempre quelle zone marginate sia dalla regione sia dal governo. I fatti dicono questi, quindi io faccio appello, che mi auguro che riusciamo a strappare qualcosa, anche se è difficile, ma faccio appello che in prosieguo ci sia una levata di scudi generale della nostra provincia contro queste scelte che fa il governo e la regione.